Cerca della felicità, i giovani e il lavoro, il titolo di questa serie di incontri, di due incontri che proponiamo come Informa Giovani territoriale. Nel primo incontro, nel primo appuntamento di Borgo Taro, sabato 22 febbraio prossimo, parleremo degli strumenti a supporto dei giovani per la ricerca del lavoro attraverso dei lavori di gruppo, dei workshop sul tema del curriculum vitae, sul colloquio conoscitivo e su come cercare lavoro online attraverso dei sistemi di reclutamento. Aspetto importante che verrà affrontato in questa giornata sarà quello della reputazione online, del comportamento, del corretto comportamento da tenere nel momento in cui si scrive, si pubblica, si accede alla rete, quindi si rendono noti i contenuti anche personali a volte. Quindi questo tema ha molto a che fare con quello che è poi il successivo inserimento nel mondo del lavoro. Nel secondo incontro, invece, che si svolgerà a Bedonia il 15 marzo, si parlerà di realtà imprenditoriali e quindi questo a esemplificare la doppia faccia della medaglia: da un lato il lavoro dipendente, quindi chi si accosta alla ricerca del lavoro pensando alla ricerca di un lavoro da dipendente, chi invece vuole esprimere le proprie potenzialità attraverso un'idea imprenditoriale. Qui avremo dei casi di successo, avremo la presentazione di alcune realtà imprenditoriali locali e non, e l'intervento di un referente provinciale del programma regionale Spinner, programma che gestisce fondi del Fondo Sociale Europeo, contributi del Fondo Sociale Europeo e che quindi porta avanti le idee imprenditoriali innovative. L'amministrazione comunale di Borgo Taro è lieta di promuovere l'evento La ricerca della felicità, un evento appunto che si rivolge a tutti quei giovani che si approcciano al mondo del lavoro, quindi sia coloro che sono appena usciti dai istituti tecnici o coloro che hanno intrapreso la carriera universitaria. Questo evento dà la possibilità di raccogliere quegli strumenti affinché i giovani riescano al meglio la ricerca del lavoro, quindi dal costruire un curriculum vitae a come presentare a un colloquio di lavoro. Il primo evento L'evento è strutturato in due appuntamenti, uno a Borgo Val di Taro ed uno a Bedonia. Il primo di questi si terrà a Borgo Val di Taro presso la comunità montana il sabato 22 febbraio dalle ore 9 alle ore 13.